qui Grav, fondatore degli Orcrist. Val, fondatore degli Orcrist. E prima di tutto voglio ringraziare Christian per averci dato questa occasione e comunque in modo particolare Mauro Pirino dei Calvari, dalla Sardegna, che ha voluto fare il nostro nome. Io non pensavo che dopo 20 anni di arrivare a questo livello nella scena underground italiana, in modo particolare, non ci ho mai creduto, anche se gli Orcrist non esistono più. All'inizio è stato proposto a me di fare questo messaggio, dare queste parole, ma ho voluto che qua con me ci fosse Marcello Bal, che ha dato vita con me agli Orcrist, e voglio concedere a lui la parola adesso per dare una vera spiegazione che almeno la gente capisce. Sì, come ci siamo, grazie Lori, come ci siamo conosciuti? Allora, 1999, io ero nel black metal da qualche anno, non suonavo black metal. Io praticamente ho cominciato come thrash metallaro, ho saltato tutta la parte death perché non mi interessava ed era troppo tecnica per me, non sarei riuscito a starle dietro, e sono approdato grazie a Surt dell'Alkaide, che ringrazio ancora tutt'oggi, che mi fece una cassettina con un po' di gruppi, Emperor, Darktron. Venni fulminato da Skaldar Satanzul dei Darktron. Cominciai a appassionarmi a questo gruppo e in un negozio di dischi a Monza, all'epoca abitavo a Monza, tale Rockline, vidi una foto di sto ragazzo qua assieme a Fenriz. Sto ragazzo qua che aveva fatto in Norvegia, quando era andato in Norvegia. E io lui me lo ricordavo perché andavamo alla stessa scuola superiore, Mose Bianchi di Monza, solo che io ho fatto, vabbè, due indirizzi diversi. Poi Lori ha avuto un incidente in motorino, ci siamo persi di vista, ha cambiato scuola, appunto lo vado a rincontrare in sta foto. E il gestore di questo negozio, il padrone di questo negozio, mi dice: ma tu vieni qua ogni tanto, vedi che lo Anche lui viene qua, vi troverete, lo troverai, lo conoscerai, eccetera, eccetera. Allora niente, ci siamo incontrati penso qualche giorno dopo per caso, io gli ho chiesto della foto con Ferriz e lui mi ha detto, se non mi sbaglio, da quasi subito, facciamo una band black. Giusto. E ho detto, vedi, ho detto, sì, perché no? Cioè abbiamo fatto proprio così. Da Gianni Galbusera, da del Gianni Rockline. Galbusera, sì, sì. In 2 minuti, si è creato il primo nucleo di quelli che sarebbero diventati Yeld, ok? Il problema degli Yeld è che abbiamo cominciato a tirare dentro tanta gente, eravamo in sei se non sbaglio alla fine, ognuno con un gusto musicale diverso. C'era chi piaceva il thrash, il death, il doom. Quindi abbiamo registrato qualcosina, qualche cassettina, ma diciamo che poi io e Lori ci siamo tolti da questa formazione e da soli abbiamo dato vita agli Orcrist, che sono il gruppo che conosce, cioè come li conoscete tutt'oggi. Abbiamo avuto, se non sbaglio, poche variazioni di tono, di genere. Il genere è rimasto sempre quello, però noi abbiamo sempre cercato di tenerci fedeli al black metal come era stato impostato in Norvegia. Adesso non so se lo sapete, ma è anche entrato a far parte della biblioteca nazionale norvegese, cioè un elemento che la Norvegia esporta, il black metal. Noi non abbiamo voluto seguire influenze svedesi, inglesi e quant'altro, ci siamo sempre mantenuti fedeli al black metal norvegese. Per quale motivo? Non perché non volessimo, non avevamo intenzione di sperimentare, quello sì, ma non perché volessimo copiare i gruppi, ma perché secondo noi i gruppi norvegesi, in particolare della Risma dei Darktron, avevano già trovato e impostato loro
la musica che a noi piaceva, che faceva scattare in noi delle sensazioni che nessun altro tipo di musica faceva scattare. Ecco, e molti ci hanno accusato di essere dei poco originali, di avere produzioni di bassa qualità, riff sempre uguali. Noi queste cose le prendevamo come un complimento, perché a noi piaceva quello che facevamo, assolutamente. E il nostro sodalizio è andato avanti per tanto tempo. Io poi nel 2003 mi sono per forza di cose allontanato, perché avevo avuto un brutto incidente automobilistico, quindi per alcuni anni non ho potuto suonare, non riuscivo neanche a muovermi. Sono rientrato nella band grazie a Lori che mi ha aspettato. Forse ha fatto, mentre io ero in ospedale, ha fatto qualche disco, qualche ho produzione, ho fatto il secondo album, Black Blood Rising, esatto, ma io ero solo contento che la band andasse avanti. Ecco, non siamo mai stati gelosi, ci sei tu, non ci sono io, non possono esserci altri. Ecco, infatti, come ben sapete, se seguite questa band, gli Orchis hanno avuto numerose guest star, collaborazioni anche da parte di Goblin, che ha cantato in Folle, Narak, che ha fatto i testi di, che ha fatto un testo di Slugged Bad Trollen, poi vabbè, parliamo di tutta quella, esatto, di tutta quella parte lì. E sono rientrato al termine della mia convalescenza, e fino al 2007 abbiamo suonato assieme. Poi ci siamo separati, almeno, o meglio, io me ne sono andato. Per quale motivo? Perché all'epoca io volevo sperimentare, volevo fare qualcosina di leggermente diverso. E Lori giustamente mi ha detto no, noi vogliamo continuare a fare, cioè io quantomeno voglio continuare a tenere fede al patto che avevamo fatto all'inizio a Rockline, di fare questo genere di musica, di essere fedeli a questo genere di musica e di dare il nostro contributo a questo genere di musica, al black metal di stampo norvegese. Voglio fare una piccola precisazione, non è che se n'è andato Marcello Ball, perché sennò sembra che se ne è voluto andare lui. Marcello, quando è tornato, insieme abbiamo creato due canzoni che sono uscite per lo split con i norvegesi Beastcraft, sì, che all'inizio invece doveva uscire con lo split con gli Old Funeral per l'etichetta spagnola. Ok, che tu eri in contatto con Tore Bratzett. Con Tore, okay. L'etichetta spagnola non me lo ricordo, era il Barcellona. Marci se n'è andato, ma non perché comunque con noi suonava, cantava Massimiliano Nicolai, suonava il basso Mattia Vassallo, che erano entrambi di un vecchio gruppo black sinfonico Brianzoli, della zona Full Moon Promises. Full Moon Promises. Massi e Mattia erano già malati di cose alla Depeche Mode, Sister of Mercy, sì, loro... Bauhaus, scusate se pronuncio sbagliato, questa musica qua l'ho seguita poco. A me piace sto genere di musica. Me l'hanno chiesto anche a me se volevo, e io gli ho detto di no, che sarei andato avanti da solo a questo punto, ma senza litigare. Ecco, io no, infatti non abbiamo piccola, sì, è piccola vero, correzione, una robetta da marcia, non è andato via lui. Sì. Tra di noi non abbiamo mai litigato, sì, discusso su alcune cose, ma discusso civilissimamente, assolutamente. Io appunto ho seguito loro due, abbiamo creato un altro progetto che poi non è andato, è durato per un pochettino, ma non è andato in porto, perché qui lo devo riconoscere a Lorenzo, io penso che pochi in questa scena abbiano la tenacia che ha lui. Lui va dritto, io gliel'ho sempre detto, lui lo sa, questo è il suo pregio, lui va dritto come un carro armato, si pone un obiettivo e lo consegue, e non si schioda mai dai binari, ecco. E quindi, tornando al discorso perché Christian ci ha gentilmente ospitato a The Old Blood, noi abbiamo vissuto quegli anni a cavallo tra fine anni 90 e inizio 2000. Abbiamo vissuto un'età dell'oro, io mi ricordo che eravamo sempre io e Lori a casa sua ad ascoltare dischi su dischi di black norvegese,
a cercare di fare entrare in noi l'essenza di questa musica. E che poi Marci, dove abbiamo iniziato a suonare, che io mi ero dimenticato, di casa mia. Cantina di casa mia, è vero. Ringrazio mio amico Mauro Tettamanzi, mio compagno di classe superiore, che lui mi spinse ad ascoltare comunque del metal anche un po' estremo e mi fece conoscere Massimiliano Allegretti, un vecchissimo bassista in una band storica di Sesto, trash, e iniziai a comprare demo in cassetta da lui. Mauro mi disse: hai fatto sto cazzo di incidente grave, ho avuto anche una morte clinica io, infatti ringrazio le persone che mi sono state vicine nei momenti di depressione. Io, ragazzi, non mi vergogno dirlo, soffro d'ansia, ma non me ne fote un cazzo di quello che pensate voi di me. Vai tranquillo. Il Mauro mi disse, ma Lorenzo, io sto facendo uno stage alle cose della Rai, stanno buttando via pezzi di batteria. Mauro mi regalò dei pezzi di batteria della Premier, però mancavano dei componenti. Allora io comprai un pezzo economico della Start Attack, sarà 100.000 lire o 100 euro a pezzettini, e Marci se lo ricorda, nella cantina avevo una batteria a doppia cassa, e io sono andato a lezioni dopo che ho iniziato a tentare di imparare. Ho fatto 4 lezioni in vita mia da un certo Max Locati degli Svalbard, e mi ricordo anche che era proprietario di una sala prove di Cusano Milanino. Non posso entrare nei dettagli di queste lezioni, perché ogni tanto Max andava in bagno, tornava e mi diceva se avevo fatto i sedicesimi, i trentaduesimi, non sapevo neanche così, no. Però vabbè, Max entrava in bagno in un modo, usciva in un altro. Vabbè, dai, Marci. No, comunque un periodo fantastico, veramente. Io continuo a dire l'età dell'oro. A parte che eravamo tutte e due ragazze, avevamo tutte e due 20 anni, se non sbaglio, io sono del 76, lui del 78. Eravamo rilassatissimi, chiaramente senza problemi eccetera eccetera, e ce la godevamo. Io mi ricordo dischi, lui poi è veramente un collezionista, ha di tutto. Mille demo in cassetta. Esatto, mi ricordo roba tipo gli Old Forest inglesi, wow che roba ragazzi. Poi più avanti, poi i Furze norvegesi, ti ricordi? Sì. Che eravamo in contatto. Ero proprio amico di Kenneth Tiller, esatto, dell'Apocalyptic Empire. Ciao Kenneth e i suoi Celestian Bloodshed. Esatto. E l'etichetta che ci stampò il primo album, la Desolate Landscape, stava stampando le band emergenti della seconda ondata norvegese che nessuno cagava, e fa gli Orcs li voglio, insieme a Colbrand, Greenyard, che poi no, cazzo, loro sono diventati famosi perché fanno parte della Norvegia. Noi siamo qua in Padania, nella Brianza, non diventeremo mai famosi. Vabbè che gli orchestri si sono sciolti, anche se, come ha detto Marcello, sono rimasto l'unico, ci sono state tante persone, dopo li citerò. Sì, assolutamente. Con Marci mi sono divertito un casino. Se poi Marci dopo vuole raccontare un attimo della registrazione del debut album da Sergio Poggi, esatto, batterista dei Flora Fauna e Cemento, amico di Mogol, di Battisti, dei Pooh, io non riuscivo a fare un pezzo della penultima canzone di Blood. Non voglio essere prolisso perché non voglio rubare troppo tempo, ma è vero, eravamo lì in registrazione da lui allo studio ad Arcore, c'era un pezzo, mi sembra il Levare, della canzone Blood, del primo del debut album, che lui proprio non riusciva a fare. C'era Sergio arrabbiatissimo che si incazzava con lui, faceva tremendamente. Io avevo già registrato le mie parti, tutto quanto, ed eravamo solo in attesa che lui riuscisse a imbroccare. Non riusciva, lo voleva uccidere. E so che in tante persone, tanti fan hanno chiesto a Lorenzo la storia, dopo mi taccio, dell'album Slagged Vet Trollheim, dei testi e quant'altro. Lui chiaramente non ha mai risposto, perché quell'album lì a livello di liriche è un mio concept album, l'ho scritto io, cominciando a buttare giù una storia, proprio un racconto su come secondo la mia visione è un'allegoria di come la Norvegia ha cercato di resistere all'influsso del cristianesimo. E quindi c'è, se voi vedete i testi, li ascoltate in sequenza come sono stati scritti, cioè come le canzoni sono state messe nell'album,
potrete ricostruire questo racconto. In quell'album ci sono due testi, due testi in particolare. Ce n'è uno cantato in Nynorsk, che è una lingua norvegese. La Norvegia, diciamo, ha molti dialetti, ma due lingue, scusatemi norvegesi se dico scemenze, però ha due lingue ufficiali, una che è il bokmål, che è la lingua dei libri, ecco, la lingua di testo che parlano tutti. Poi c'è questa specie di lingua nuova, Nynorsk, che qualcuno, non ricordo chi, ha creato a un certo punto, che è leggermente diversa dal norvegese standard. Avevamo un contatto, un amico norvegese che ci aveva proposto di tradurre un testo dall'inglese al Nynorsk. Noi abbiamo accettato, quindi c'è questa canzone cantata in Nynorsk, l'altra invece cantata in norvegese standard, in bokmål, e lì penso ci sia l'interferenza di Arak, se non sbaglio. Sì, perché all'inizio l'avevi fatto in inglese, è stato Arak a farsi di Arak Draconis de Isvin, bravissimo, è stato lui, perché una parte l'avevo scritta io, perché Marcello all'inizio degli Orchis le liriche le aveva scritte quasi tutte lui. Io mi ricordo che ne scrissi una storica, ma non tanto per il significato, perché la nostra rehearsal ufficiale data veramente data in commercio si chiamava Overs Man Doom, giusto, che all'inizio non fu il titolo vero della canzone, perché era My Soul, My Soul's Come Close to You, bravissimo, esatto, sì, perché io l'inglese, sì, lo sapevo fino a un certo punto, sì, sì. E quella fu quella ufficiale, ma io degli Orchis sto a casa circa una trentina di rehearsal tape, che sono l'unico che le ha tenute. E la prima è datata 1999. Poi Marcello, o lo dirò io o lo dirà lui, l'ha già detto della differenza tra Tool e Orchis, scusa, tra Elde e Orchis. Sì, sì. A un certo punto io e Marcello abbiamo deciso di avere uno sfogo. Facevamo troppo black metal, devo essere onesto. Ah, ok. Mm-hmm. Un giorno abbiamo prenotato 4 ore al Sound Workshop. Sì. E in quelle 4 ore, le 2 ore dopo, lui ha proposto dei pezzi, tra cui uno tratto dalla vera prima canzone degli Orchis, chiamata Voluspa, sì, che era prima Orchis, sì, e uscì per una compilation di estrema destra della Tear the Rage. È vero, mi ricordo, della Tear the Rage. E gli ho detto, ma non è musica per gli Orchis. E da lì Marcello e io abbiamo dato vita ai Tool. Ai Tool, un progetto, esatto, che è stato classificato avant-garde folk metal. Sì. Abbiamo fatto 3 canzoni ridendo e scherzando e le ha volute stampare in CD ufficiale, in CD-ROM ufficiale, il tipo della Tear the Rage. Boh, adesso vero. Non so, Marcello, vai pure avanti. No, niente, io non vorrei rubare altro tempo e possiamo andare in chiusura. Ringrazio di nuovo Christian, è veramente opportunità che mi ha fatto felice questa qui di poter parlare dei nostri trascorsi. Voglio dire una cosa, che appunto gli Orchis hanno avuto molte collaborazioni. Goblin ha cantato in Fallen, c'è la fantastica canzone Fallen, la title track Andrea, cantata da lui, esatto, assolutamente. E Lord Beletrim. Lord Beletrim, esatto. E abbiamo avuto anche la collaborazione di Antonio Pasquini, che è morto di questo virus maledetto l'anno scorso. In nome di Antonio Pasquini, io e Lorenzo desideriamo registrare di nuovo tutte le tracce del primo album di Slaghe Trollen e dedicarlo ad Antonio. Assolutamente, questa è una cosa che ci tenevo a dire, l'avevamo già preannunciato forse su Facebook. Sì. Ci tenevo appunto a renderla ufficiale. Adesso siamo cresciuti, il tempo un po' tanto meno di quello che avevamo, siamo anche lontani, siamo anche a un'ora di strada, ma ci siamo presi questo impegno, ce la faremo. E poi chissà, io sto ritrovando proprio questa emozione dei fine anni 90, primi anni 2000, sono proprio veramente carico, e quindi magari chissà, potremmo rimetterci a suonare insieme e ridare il là, ridare vita a quello che avevamo dato vita tanti anni fa e che è morto nel
19 se non sbaglio. Ok, lascio la chiusura a te se vuoi. Va bene. Allora, io devo veramente essere breve perché ho troppe robe da dire. Sì, Marcello l'ha detto, lui è andato via per le sue motivazioni. Io ho registrato il secondo album, Black Blood Rised. Ho scritto quasi tutte le liriche, a parte alcune che le ha scritte Massimiliano Nicolai, che fu alla voce. Alla chitarra e basso ci fu Christian Scarponi, dei Calvary e Tear of Christ, sardi. Poi dopo ognuno ha preso la sua strada. Dopodiché ho detto, io voglio ancora di andare avanti con gli Orchestra. Si unì a me Andrea Manenti di Rimini e l'idea era di fare questo disco nuovo. E lì all'inizio Goblin disse, canterò io. Poi Goblin ebbe una situazione sua personale con un'ex compagna che aveva avuto un figlio, una roba del genere, adesso non mi ricordo, e non riuscì a cantare. Ma ci furono 3 o 4 liriche che scrisse per quel disco lì e venne cantato tutto da Andrea H. Sacrifice dei Morning Soul siciliani. Devo ringraziarli molto, non solo ad Andrea, a tutti e 3, perché quell'album lì, la batteria venne registrata nel mio studio, nell'Orchi Studio, chitarra e basso nel, non mi ricordo, lo studio di Andrea, lo studio di Andrea sì, Manenti, e la voce giù in Sicilia. Ma il mixaggio finale fu fatto da Walter, chitarrista dei Morning Soul, che lo ringrazio nuovamente, e ringrazio tanto anche il batterista dei Morning Soul, Marcello. Vabbè, dopo quello. Anche Iljan ringraziamo. Iljan che ci ha permesso di mettere la lirica al suo. Iljan, e invece Iljan, il proprio Vidar Vaer, fondatore degli Iljan norvegesi. Esatto, già suonava nei Dushal Suffer. Bravo, noi abbiamo scritto una lirica che però Marcello non ha suonato lì, perché suona la chitarra Gabriele Morigi, esatto. Chitarra e basso, e io la batteria. Noi abbiamo scritto la lirica ufficiale del primissimo demo di Iljan, che non aveva nome, o The Seven Harmony, una roba del genere. L'abbiamo chiamata non Harmony. Che a me lo diede Mortis, mi scambico con certa gente, scambi, acquisti, me lo mandò, che glielo diede Samoth. Lì alla voce ci fu Samoth, ma non ci furono delle liriche, e una lirica l'abbiamo scritta io e Marci, il titolo non me lo ricordo. A non Harmony, se non sbaglio. Vabbè, dopodiché io ho detto gli Orchis dopo Becoming War, e dico anche Becoming War, forse c'è una delle migliori canzoni degli Orchis, The Silence. Io e Andrea Manenti abbiamo creato il quarto album e a noi si unì Goblin dei norvegesi Isvid. I prime 3 canzoni furono create da lui, chitarra e basso, le altre 3 da Andrea Manenti. La voce fu registrata in Norvegia all'Isvin Studio da Goblin. L'outro fu fatto da Alex degli Urukai austriaci. Le chitarre e il basso per i primi 3 pezzi nello studio degli Isvin, il mixaggio finale nello studio degli Isvin, il rimanente qui a Rimini, giù a Rimini almeno. Lì abbiamo avuto un problema nella stampa, perché fu stampato per un'etichetta austriaca e ci disse che, siccome una lirica è stata scritta da Hendrik Mobus degli Absurd, e io avevo scritto lirica scritta da Hendrik Mobus, mi avevano detto, se voi tenete il nome di Hendrik Mobus noi dobbiamo rifiutarci di stampare questo disco, perché come sapete lui faceva parte degli Absurd, movimento di estrema destra. Poi, hanno un omicidio, è stato arrestato, certo, negli Stati Uniti, certo. Allora io l'ho tolto, ho dovuto mettere il nome d'arte. Lì è una cosa ridicola, perché metti il nome d'arte, è sempre lui. E niente, mi ha fatto questo disco. Poi comunque avevo quasi deciso di tirare gli Orchis, basta. Passare del tempo, si unì a me Snake, Marco Verrecchia dei Necroshine, adesso non sono più nei Necroshine. A noi si unì Antonio, che lo ringrazio ancora, adesso lui sarà disperso forse nelle fiamme dell'inferno, perché era un amico ed era la voce. Abbiamo fatto Catacomb, stupendo. Bello. E abbiamo fatto l'album successivo, che era The Return of Armageddon, dove in una canzone ci fu Andrea Florenzani dei Brisen. Spettacolari tutti e 2 i dischi. Mixaggio di The Return of Armageddon fatto da un fonico di Roma, ma anche lì io ho voluto registrare la batteria solo ed esclusivamente con un microfono. Come ha detto prima Marcello, io avevo le mie fisse, non me ne fregavo un cazzo, io so solo suonare ta 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 ta, non me ne frega un cazzo. Ce le hai ancora e fai bene. Ce le ho ancora.
niente, poi dopo ho cambiato la line up ancora. Con me è rimasto ancora Marco Verrecchia. Al basso c'era, o meglio, ci fu, perché adesso gli Orchis non esistono più, Lorenzo H. Arctic, di un suo progetto che si chiama Eternal Frost, dove ha chiamato me Snake a suonare. Qui però alla voce, e sono contento, c'è stato Lord Beltrim dei francesi Torgist, perché io ero in contatto con alcune band come i Mutilation di Willy, i Vlad Seip, se si pronuncia così, di Vlad, grazie, i Belchi 3, se tutta si pronuncia così, della Region Noir. Sì. Poi sono andato in contatto con il secondo batterista dei Mutilation, al quale ho fatto un'intervista, ma parlerò più avanti, e lì con Lord Beltrim, che ha cantato tutte le sette canzoni, ha voluto fare un outro lui nel suo The Black Legion Studio, che poi erano le case loro, non era uno studio vero, e lì mi ricordo che scrissi tutte le liriche io, però gli ho detto, cavolo, ma gli ho detto, Lord Beltrim, sei libero di scriverne quante ne vuoi. Mi ricordo che ne scrisse due. Una la intitolò Cult of Sacrifice e la terza ultima Killing the Priest, uccidi i preti. E l'abbiamo fatta. In quel disco lì penso di aver scritto due delle mie migliori liriche. La prima, Union of Evil, e l'ultima prima dell'outro, che si chiama The Seven Calis. Il settimo calice non è un titolo scelto a caso. Io ho detto, ed ho detto, dopo questo disco gli Orchis si devono sciogliere veramente. Ed è il settimo album degli Orchis. Gli Orchis non esistono più, però fra poco uscirà uno split con, spero sia giusta la mia pronuncia, con gli Entfirity di Dave, che è un mio carissimo amico. Ringrazio anche Simone Baù, perché il nostro ultimo disco, Union of Evil, è uscito per la mia etichetta. Io ho la Odd Productions dal 2009-2010, ho stampato diverse cose Orchest, dell'altro mio progetto Torgerd. Poi Marcello si è dimenticato un progetto che ho creato con lui all'inizio, e abbiamo fatto una canzone bellissima, che erano i Legione. Legione. Poi lui se n'è andato, sono andato avanti con altre persone. Io ho altri progetti, Torgerd e altri, e la mia etichetta che si chiama Odd Productions. Simone Baù, io ho ritrovato le quattro tracce cassetta di Union of Evil, gli ho chiesto di farmi un Rogue Mix, e Union of Evil è uscito in CD. Rogue Mix. Ecco, io sono questo dialetto un po' brianzi padano. Esatto. E praticamente questo è successo, è uscito anche nel 2021 un'edizione grezza, invece nel 2019 quella col mixaggio, anche se grezzo, è limitata a 300 copie per la mia etichetta. Ma gli Orchis non ci sono più, uscirà adesso Union of Evil in cassetta con alla voce Andrea, Sacrifice dei Morning Soul, anche lì un po' tutto interpretato in una maniera diversa, lo split con gli Infinity e poi basta. Sono curioso di sentirlo. E praticamente, lo split con gli Infinity praticamente erano una vecchia rehearsal nostra dove non c'era la sua voce, eravamo io, lui e si è dimenticato di dire una persona, il nome d'arte nel gruppo non me lo ricordo, si chiamava Diego Brambilla, sì. Suonò al basso negli Orchis all'inizio, che poi è andato a suonare con lui negli Efedra, adesso non mi ricordo come si chiamava. No, lui è andato a suonare nei Dope Stars Inc. Ha suonato musica. Anche con Massimiliano negli Efedra. Ha suonato anche con Massimiliano, sì. Niente, io vi ringrazio per tutto questo, per la possibilità che avete dato a me e a Marcello di dire la storia esatta degli Orchis, degli Eld. Chi dice che gli Orchis sono nati nel 2000 sbaglia, perché c'erano nel 99 con gli Eld, diciamo, distaccati un po' dagli altri. Voglio solo ringraziare diverse persone, in modo particolare Vito De Chefra, perché mi è stato vicino nei momenti veramente difficili. Lui si ricorderà sicuramente nel 2012 il perché. Non dico il perché, perché sono cose mie personali. Certo. Ringrazio tanto Alessio, Alastor, ex Kefra. Ringrazio tantissimo quelli che sono stati componenti degli Orchis. Ringrazio tanto le persone dei Necroshine,
le persone di Infinity che ho conosciuto, alcune personalmente, altre no. Ringrazio tutti i Morning Soul, ringrazio, guarda, ho talmente tanti nomi, ringrazio i Calvary, Bulldozer che è venuto Andy Panigata nel mio studio, sono riuscito a parlare anche con Asi Wild, si dice così, Asi Wild. Guarda, le mie esperienze che ho avuto con le band norvegesi, francesi, guarda, sono rimasto felice in tutte le cose che ho fatto, non me ne frega un cazzo di quello che hanno detto le persone. Io ho tantissimi demo, alcuni li ho avuti dai tempi, altri no, me li sono comprati, li ho scambiati, ho tanti dischi, ma io se non mi piace una cosa non mi piace, inutile che la prendo. Un ringraziamento però va a una persona che sta collaborando con me, si chiama Rita, è la compagna di Loris De Kefra, che io ringrazio tantissimo anche lui. Io ho deciso di, nel 2017, di fare una fanzine chiamata The Return of the Freezing Wind, tratta dalla canzone del Carpathian Forest. Sono già usciti il numero 0, che praticamente erano con delle vecchissime interviste che avevo fatto ad Artron Tronovaz, che ho stampato per la mia etichetta insieme a Brisen e ad altri, e anche ad altri vecchi gruppi storici come Kefra e tantissime altre band. E questo numero 0 è stato dedicato ad Antonio. È uscito adesso il numero 1, che è questo, eccolo qua. Praticamente le grafiche, come al primo numero, sono fatte tutte a mano da Rita. Qua ci sono interviste ai Mago Mortis, ai Cultus Sanguine, a lui perché l'ho voluto dentro, agli Speculum Mortis, a Carlo Meroni della Decibel Studio, ai Morning Soul, e poi ho fatto uno special di demo. Adesso stavo trattando di demo norvegesi come Black Death, primi d'Artron, Emperor, qualcosa di francese ho messo, e adesso non mi ricordo, uno dei primi gruppi nazionalsocialista tedeschi, Morche, se si pronuncia così. E basta, io consiglio a tutti le rimanenti che mi sono rimaste, se siete interessati contattatemi a questo, o a me o a Rita Red Shadow. Boom, stiamo già lavorando per il terzo numero e penso di avere finito. Vediamo cosa il futuro ci riserverà, dai. Non lo so. Siamo carichi comunque. Ripeto, ringrazio tutti. Ah, delle persone che non ho tirato in ballo, che vabbè, sono amate o odiate, ma io, oltre ad andare al Rockline di Monza, al Disco Fire di Enrico di Cinisello Balsamo, andavo anche al Sound Cave di Via Coldilana di Roberto Mammarella. Sì. Ai tempi ci lavorò dentro anche, che poi si sono spostati le Rolling in San Lorenzo, Gio Ferraro dei Cultus Sanguine. Sì. Io quel genere di musica lì li ho seguiti fino a un certo punto, ma Roberto, Gio, l'altro Valerio, Salinas, tante robe mi hanno consigliato. Loro hanno stampato per me una delle band più belle norvegesi, che sono stati i Carpathian Forest. Vero. Io inutile, sono irraggiungibile quello stile di Nattefrost. Poi lui aveva la sua droga, lui è Nordavind. E queste persone a me mi hanno spinto a scegliere un certo tipo di musica. Io avevo anche tante robe death metal, io ero un fanatico per quello americano, Cannibal Corpse, Deicide, Monstrosity, o quello nord europeo di Dismember, Hypocrisy, c'erano i Carcass, anche i Napalm Death, un po' di tutto. Prendevo al Morbid Record, forse avevano cose da Cecoslovacchia, e poi Gorbjorn e Crops, tutte cose. Poi a un certo punto non ce l'ho più fatta economicamente. Comunque guarda, ringrazio ancora Christian per questa possibilità che ha dato a me, a Marcello, e nuovamente Mauro Pirino, perché non pensavo di essere arrivato a essere considerato a questo livello con gli Orchestri. Non me ne è mai fregato un cazzo a me di essere conosciuto o no con la mia band, anzi con la nostra band, perché non mi va a dirla mia. Tanta gente mi ha sempre detto: tu hai fatto, io non ho fatto. Abbiamo sempre voluto fare musica e soldi zero, non abbiamo visto, ma non ce n'è mai fregato niente. Ha detto: ah, l'Orchestri Studio, nato nel 2007, lui mi ha aiutato in parte economicamente, ma in parte a mettere su le cose per insonorizzare, e le forse 500 o 600 scatole d'uova appese. Appese. Va bene, dai ragazzi. Va bene, grazie. Noi ci siamo, vi salutiamo. Vediamo e ciao. Grande.